Il Premier Giuseppe Conte questa mattina all'Università di Teramo ha chiuso i lavori del secondo forum internazionale del Gran Sasso, una 3 giorni di approfondimento organizzata dalla Diocesi di Teramo Atri sulla prevenzione nei vari ambiti, dal settore medico a quello giuridico, ingegneristico, sismologico, astrofisico, agroalimentare. Ad accogliere il Presidente del Consiglio a Teramo c'erano il Governatore Marsiglio, il Rettore dell'Università degli Studi, Dino Mastrocola, il Sindaco Gian Guido D'Alberto e il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi. Conte ha risposto alle sollecitazioni della stampa sui contenuti del decreto Sblocca Cantieri, che hanno molto deluso le aspettative dell'Abruzzo sul tema della ricostruzione, assicurando che qualche vantaggio in più potrà essere apportato nel prossimo decreto crescita. Tenevo quindi a dare questa testimonianza ulteriore. Come sapete, nei territori che hanno subito le ferite del terremoto viaggio, a questo punto posso dire viaggio spesso perché sono davvero ormai diversi i viaggi che ho fatto, questo è l'ennesimo. Voglio stare tra dare questa testimonianza a massimo livello di governo della nostra attenzione per queste zone. Abbiamo inserito alcune norme da ultimo nel decreto Sblocca Cantieri. Qualche altra norma potrà tornare utile anche inserita nel decreto crescita, che adesso è in passaggio, mentre lo sblocca cantieri ormai è legge, adesso quello è il decreto crescita, è stato approvato al Senato, adesso passa alla Camera. Insomma, stiamo completando l'architettura che servirà per procedere più speditamente anche per la ricostruzione. Ci sono poi norme specifiche, abbiamo cercato di raccogliere le sollecitazioni anche degli enti locali, dei rappresentanti, come dire, istituzionali del territorio. Probabilmente non siamo riusciti a raccogliere il 100% delle richieste, non so se in termini di percentuale sono l'80, il 70. Abbiamo fatto molto, io personalmente mi sono speso anche perché rimanessero alcune norme che pure avevano sollecitato una discussione a livello parlamentare. Al termine dei lavori del forum, Conte ha incontrato il Presidente della Regione, Marco Marsiglio, il Sindaco D'Alberto e il Presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura. Per arrivare a Teramo, il Premier ha ovviamente attraversato il traforo del Gran Sasso e alla domanda se si dovrà attendere ancora molto per avere la nomina di un commissario per la messa in sicurezza della montagna, ha risposto senza esitazione. Poco, molto poco. Grazie.